sindaco Menna, perché qui non è stato fatto un marciapiede? I cittadini lo chiedono. Perché le leggi attuali prevedono che i marciapiedi devono essere di 1,5 metri di larghezza, per cui si andava a invadere la corsia e si rendeva una strada a senso unico, cosa impossibile da fare. Alle parti laterali purtroppo esiste un dislivello sia a destra che a sinistra che non consentono di fare demolizione e ricostruzione. Sarebbe un problema anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Qui non si è potuto procedere diverso. Stesso problema capovolto ce l'abbiamo in altre zone di Vasso, come la farmacia di Sant'Antonio, dove addirittura le case hanno costruito, perché le leggi lo consentivano, sopra la strada, quindi non ci rimane un centimetro per fare il marciapiede. Anche lì dobbiamo procedere con questa previsione che è consentita dal codice della strada, cioè fare una fascia pedonalizzata con coloratura blu e birilli, e consentire l'accoggio laddove non è possibile realizzare il marciapiede, come in questo caso in zona San Michele. Infatti, sindaco, i cittadini di Sant'Antonio dicono che ci vuole una maggiore sicurezza anche nella viabilità pedonale da Sant'Antonio fino al centro. Sarà possibile questo a breve? Presto sarà fatto, naturalmente molto bisognava fare in passato, non è stato possibile. Alcune costruzioni hanno complicato la vita proprio nella realizzazione dei marciapiedi, perché non ci sono gli spazi per realizzarli. Oggi, grazie a queste soluzioni previste dal codice della strada, possiamo intervenire. Mi auguro, bilancio permettendo, finanziamenti permettendo, di dare subito risposta a questa comunità tanto cara, tanto buona, tanto brava di Sant'Antonio Abate. E per quanto riguarda quei finanziamenti, sia per il quartiere Sant'Antonio che San Paolo, le opere sono state aggiudicate, sono in fase di realizzazione. Mi auguro che a breve tagliamo il nastro anche rispetto a questi ottimi risultati raggiunti.